Non potresti muoverti più in fretta? Se vuoi, puoi scendere qua giù e provare di persona. In 7 anni non è cambiata per niente. 7 anni? Di cosa stai parlando? È un modo di dire. C'è qualcosa di molto strano in te. Ah, e non so quanto. Stiamo facendo progressi. Sembra che ci sia una campana lassù. Forse se riesci a mandarmi sulla balconata posso tagliare la corda. Puoi usarla per raggiungere l'interruttore. Con la mia fortuna farò scattare una trappola mortale. O chiamerò mostri di sabbia. Magari causerò la fine del mondo. Ti spiacerebbe essere un po' più ottimista? L'esperienza mi ha insegnato che le speranze portano soltanto delusioni. Credere in te! Vedi? Ce l'hai fatta! Grazie a te. Dentro. Dobbiamo aiutarci. Non è il momento, principe. Potrai aiutare chi vuoi dopo. Vai, Farah. Pensa ai feriti. Io ti raggiungerò dopo aver sistemato il visir.
Così il principe e Farah si separarono. Lei voleva salvare vite, lui spegnerle. Perché il principe voleva battersi col suo nemico e forse usare i potenti guerrieri che aveva nascosto nel tempio. La sua mente macinava desideri di vendetta, ma c'era anche dell'altro. Mentre scendeva sempre più, i suoi pensieri andavano a Farah. Si chiedeva se anche lei pensava a lui. Devo continuare da qui. Bene, questo è un buon punto da cui ricominciare il racconto. Conquistare una città è una cosa, ma farlo con questa violenza e crudeltà è un fatto del tutto diverso. Restituirò colpo su colpo tutto quello che ha fatto al mio regno! Siamo vicini, principe, vicini! Facciamolo soffrire! Di Babilonia, caduta. Hanno servito bene la mia famiglia, con la polizia perfetta. La città interamente nelle mani del visir. Ah!
colpiscili mentre non vedono. Ogni volta che lo trovo mi sfugge. Perché non resta e combatte? Renderebbe tutto così facile. Non si può sempre combattere, principe. Si combatte in altri modi, in altri termini. Temo che abbiamo sottovalutato il nostro nemico. Non dobbiamo fare lo stesso errore due volte. Huh!